Oggi parliamo di api in città. In questo video, appunto, illustreremo come gestire le api in città. Io sono Giuliano Stracci, apicoltore dal 1984, innovatore e formatore in questo settore apicoltura. Il nostro ruolo è sempre quello di trasmettervi, qualcosa di nuovo per gestire le api nel modo migliore con i tempi, che corrono e con le modificazioni di tutto, dell'ambiente, del clima e del meteo che sono in corso, e con i cambiamenti che hanno determinato anche nella flora esistente. Se volete saperne di più, avete il link in descrizione per vedere la prima lezione gratuita sulla tecnica apistica e poi deciderete su cosa fare in seguito. Adesso cominciamo con questa famiglia. Questa famiglia è posta su un'arnia GS, la mia invenzione, da 12 telaini. Questo si tratta di uno sciame che è stato raccolto in maggio, ora siamo a luglio e come vedete abbiamo già posizionato il secondo elemento, il primo elemento in basso. I due elementi sono della stessa capienza e ospitano lo stesso tipo di telaino. Questo è importante perché ci permette, ora cominciamo ad aprire, ci permette di smielare il miele dovunque sia, o che sia un eccesso di miele nel nido o che sia nel melario. Noi dovunque avremo un eccesso di miele, potremo, smielare o addirittura potremo trasferire i telaini troppo pieni di miele dal nido al melario, qualora la regina avesse difficoltà o forse un po', bloccata a salire nel melario. Ora, che cosa ho fatto? Ho levato il tetto. E qui ho posizionato degli spessori di legno. Questi spessori di legno, qui c'è un coprifavo che praticamente ha una finestra, quindi c'è uno strato di legno che può essere inserito in inverno. Ora l'abbiamo levato, abbiamo lasciato la finestra aperta con gli spessori di legno che tengono sollevato il tetto in modo che l'aria calda, che sale naturalmente dal basso verso l'alto, possa uscire tra tetto e coprifavo. Questo permette alle api di avere un grande comfort anche su un terrazzo, perché più caldo si sviluppa, più la corrente d'aria dal basso verso l'alto si velocizza e quindi l'aria calda esce. Quindi è una sorta di aria condizionata naturale che ci permetterà di far star bene le api, perché le api devono stare bene, anche per produrre devono far star bene. Ora questo non è ancora in produzione, perché? Perché qui, allora, abbiamo raccolto lo sciame in maggio, poi ha dovuto formare tutti i telaini che si trovano nel nido, quindi ha avuto da lavorare. Qui in zona c'è qualche ettaro di seminativo di sulla, che però è servito per formare il nido. La sulla è sfiorita. Attualmente ci sono nei dintorni, a distanza di 1 chilometro, 2 chilometri, dei campi di erba medica. Ora, l'erba medica viene solitamente utilizzata per fare del fieno, quindi diciamo che la falciano come comincia a fiorire. La falciano per farne del fieno. Ora siamo in piena estate, potrebbero lasciare l'ultimo taglio per fare il seme, cioè quindi far sviluppare tutta la pianta fino alla fine della fioritura. E quindi questo cosa vuol dire? Che se c'è del nettare le api lo raccolgono. È anche vero che siamo in piena estate, qui le precipitazioni atmosferiche praticamente in piena estate sono ridotte a zero o quasi a zero,
quindi i terreni si asciugano. Di conseguenza anche l'ultima fioritura dell'erba medica non è che sia il massimo della produzione. Però se dovessero raccogliere qualche cosa c'è sempre l'opzione di poter raccogliere il miele sia dal nido che dal melario. Allo stato attuale esistono già disponibili degli smielatori per questo tipo di telaino, che non è quello tradizionale che conosciamo in Italia, che è il Dadan Blatt. E questa invenzione, come ho già detto in altri video, è migliore perché? Perché come dimensioni di favo per i telaini che ha, è quella, diciamo, raggiunge la media della dimensione del favo naturale sia in larghezza che in altezza. Questa media in sostanza che cosa determina? Determina una maggiore diciamo un risparmio di energia da parte delle api, perché quando loro lavorano sulle loro misure naturali loro risparmiano tanta energia per vari motivi, perché altrimenti dovrebbero disporre sia la covata che il miele in misure che per loro non sono congeniali, e questo li comporta un lavoro aggiuntivo a quello che è poi il lavoro di raccolta e di gestione di tutto l'alveare che le api fanno. Quindi adesso andiamo ad aprire e vediamo un po' la situazione. Allora, ripeto, quest'arnia si presta bene anche a stare su un terrazzo che d'estate si riscalda per il sole che c'è. Si presta perché si crea questa corrente d'aria dal basso verso l'alto, e poi perché la larghezza del telaino, che è molto ergonomica per le api, questo tipo di larghezza di telaino, e anche l'altezza, perché ripeto, ritorna sulle misure medie del favo naturale. Allora, queste misure gli permettono di risparmiare energia, quindi fatica, ed è per questo che è adatta in apicoltura in generale, su qualsiasi ambiente, che sia ambiente rurale e in questo caso ambiente cittadino. E niente, crea una zona di comfort particolare che rende le api anche più tranquille, quindi anche dal punto di vista della eventuale pericolosità, che cioè, la pericolosità c'è e non c'è, nel senso che se fosse su un terrazzo dove accanto c'è il vicino a 3 metri di distanza, certo, potrebbe anche in qualche caso rappresentare un pericolo, ma se è per esempio una terrazza condominiale dove tutti i condomini sanno che ci sono le api, tutti i condomini sono d'accordo di tenere queste api, allora diciamo che il pericolo non c'è, l'importante è essere tutti d'accordo e tutti informati, e poi chi deve gestire l'alveare devono essere sempre le solite persone, certamente non devono andare le persone, i bambini a curiosare senza avere le protezioni, perché non si sa mai come uno può reagire dal punto di vista della reazione a un'eventuale puntura. Non tutti reagiscono nella stessa maniera. Adesso diamo un'occhiata al melario, che è stato costituito recentemente con dei fogli cerei da costruire, quindi a parte un telaino che è già costruito, gli altri sono più o meno da costruire. E ripeto, in questo momento non c'è abbastanza nettare per garantire una costruzione eccellente e definitiva di tutti i fari. Comunque gli diamo un'occhiata soltanto. Un nostro allievo e cliente ha riempito il terrazzo nella città di Bologna di questi alveari. Ha riempito e le sta gestendo con grande passione,
senza aver mai creato condizioni di pericolo. Lui ha una casa indipendente, però è una casa abbastanza bassa perché ha due piani, quindi la traiettoria di volo può essere anche inferiore rispetto a un condominio. Ecco, qui vedete, sono fogli cerei, per cui attualmente non c'è nettare a sufficienza e quindi non costruiscono. E di tutti questi telaini che vedete, praticamente l'unico costruito, mi sembra completamente, deve essere questo, che era un telaino che si trovava nel nido. Infatti c'è ancora qualche cellettina di larve che deve sfarfallare, però siccome stavano aggiungendo del nettare, la regina non ci andava più a deporre la sua covata, allora abbiamo deciso di metterlo nel melario per incentivare la costruzione anche degli altri fali, eventualmente, vedremo. E adesso andiamo a vedere, dunque qui c'è mi sembra un altro favo che è abbastanza costruito, eccolo. C'è un pochino di nettare appena appena. Non stiamo usando fumo, come vedete le api, nonostante il caldo, nonostante diciamo, l'assenza di fiori, cioè la non sufficienza, non l'assenza, non c'è sufficiente quantità di nettare, e quindi questo le irriterebbe. Nonostante questo, nonostante che io non abbia usato neanche uno sbuffo di fumo, anche perché in questo momento non ho l'affumicatore, l'unica cosa che ho è una spruzzetta con dell'acqua, me la spruzzo anche addosso, l'acqua è bassa, che può essere utilizzata per rinfrescare un po' le api, in piena estate gli fa anche bene. Ecco, un'altra accortezza che dovete utilizzare. E come vedete l'arnia non è appoggiata in terra, è appoggiata su due tegole in modo da lasciare uno spazio sottostante per far circolare l'aria dal basso verso l'alto. Quindi abbiamo la finestra in alto come vi ho fatto vedere, sotto c'è un fondo che è completamente aperto ma di rete, quindi l'aria può circolare liberamente dal basso verso l'alto. Ora togliamo questo melario e andiamo a dare un'occhiata al nido. Guardate che bellezza, questo è il nido. 3, 6, 9, sarebbe un nido da 12 telaini, lo stiamo tenendo su 11 telaini attualmente. Ora gli diamo un pochino d'acqua per dargli una calmatina. Come vedete su questo tipo di arnia stanno molto bene. Se volete anche costruirvela quest'arnia, nel nostro corso, nella nostra videoformazione ci sono anche le misure, altrimenti se la volete già costruita sappiamo da chi mandarvi per farvi avere l'arnia già costruita. Se avete tante Dadant, arnie Dadant, quindi il vecchio modello che si utilizza qui in Italia, niente, potete anche quelle adattarle a questo tipo di telaino, in modo da farle stare meglio, ecco, perché sicuramente con questo tipo di telaino stanno sia meglio dal punto di vista del comfort le api stesse. E poi tutto questo si potrebbe tradurre in una maggiore produttività, ovviamente se c'è,
del materiale, insomma del nettare in giro che permette di farlo. Allora, questo è un favo che è stato costruito naturalmente. La stecca in alto è stata sagomata a triangolo per creare un punto d'attacco. I fili sono stati messi orizzontalmente anziché verticalmente, come di solito vengono armati i telaini, e la famiglia, costruendo, ha inglobato piano piano i fili orizzontali. Se avessimo fatto costruire con dei fili verticali, probabilmente avrebbe creato delle strisce di favo staccate l'una dall'altra. Invece con il filo orizzontale riescono più facilmente ad inglobare il tutto. Allora, mettiamo in posizione. Ecco un altro telaino, dunque questo, anche questo è stato costruito naturalmente come vi ho appena detto. Quest'area qui è stata costruita tutta per fare covata a maschio, infatti le cellette esagonali sono più grandi di queste che stanno in alto. Ora siamo in piena estate e quindi hanno smesso di creare covata maschile e la covata che vedete è soltanto in alto. Ora, se vi volete divertire con il favo naturale siete liberi di farlo, però se volete produrre di più, invece di far fare il favo naturale, fate saldare con un trasformatore elettrico i fogli di cera prestampati a femmina e sicuramente vi faranno meno covata maschile, che si traduce poi in una maggiore produttività. Ora questa famiglia ha anche rallentato nel produrre perché tanti favi se li è dovuti costruire di sana pianta. Se noi avessimo messo tutti i favi con foglio cereo, allora l'avremmo avvantaggiate. Ecco. Ecco, qui ci stiamo avvicinando al centro della famiglia e quindi questo per esempio è un telaino pieno di covata, soprattutto aperta, quindi È un momento in cui la regina magari sta riprendendo un po' la sua deposizione. Questo telaino è quasi tutto pieno di covata. Allora, anche questo è un telaino costruito naturalmente, ha soltanto un punto d'attacco in alto nella stecca in alto, è senza fili questo, e questo favo è stato costruito tutto dalle api. E questo qui al momento è quasi tutto pieno di covata piccola e opercolata. Ecco. E comunque si vede anche dalle api che lo avvolgono. Comunque chi ha provato queste arnie sa come sono funzionali, quindi le misure le avete nella videoformazione e avete anche le misure per modificare le eventuali arnie d'Adant che già possedete per inserirvi questo tipo di telaino. Avete il link in descrizione per vedere la prima lezione gratuita e poi deciderete su che cosa fare. Ecco, questo è veramente pesante, guardate, questo è un telaino armato normalmente, è stato costruito con foglio cereo e infatti, visto che non hanno faticato a costruirsi il foglio cereo, hanno fatto una gran quantità di scorte. Infatti questo telaino è pesante. È pesante sia perché è pieno di covata, sia perché ha le scorte su in alto. Quindi vi ho detto questo per quale motivo? Perché se volete fare il miele è bene che voi mettiate telaini armati con foglio cereo e allora avete la garanzia di fare del miele. Senza telaino armato è un problema.
è più problematico. Dovreste avere delle risorse nettarifere enormi, allora riusciresti a fare miele anche con il telaino non armato, con la costruzione del favo naturale. Ecco, questo per esempio è un telaino costruito interamente da loro, come vi ho detto, col punto d'attacco e a scendere. L'hanno costruito molto bene, hanno inglobato i fili che in questo caso sono stati messi orizzontalmente, però come vedete qui di nettare ce n'è poco. Ce n'è poco perché hanno faticato a costruire, hanno impiegato l'energia alimentare per costruire. Comunque in questo favo specifico c'è un sacco di covata giovane, ora voi non potete vederla, ma ci sono molte uova e c'è veramente tanta covata giovane. Ecco, sull'ultimo telaino, quello contenente polline, ecco la signora. L'abbiamo marcata di rosa perché quest'anno dovrebbe essere marcata di rosso, ma il rosso è poco visibile e noi le abbiamo fatto una marcatura rosa. Allora, uno delle due ali di questa regina è clippata, che vuol dire? Le regine, le api, non le regine e basta, le api hanno due coppie di ale, una a sinistra, una coppia a sinistra e una coppia a destra. L'ala più lunga della coppia di sinistra è stata tagliata. Questo perché? Perché qualora vi sfuggisse una sciamatura, la trovereste sul terrazzo. Tenendo le api in città è giusto pensare anche alla sicurezza di tutti, quindi è importante che voi non facciate andare in giro gli sciami magari ad appollaiarsi dentro la cassa della serranda del vicino di casa o nel box del cane del vicino rischiando di ucciderlo. Cioè, quindi se la regina non può sciamare, quindi non può volare via, qualora sciamasse, lo sciame lo trovereste a terra sul terrazzo stesso. E questa è una questione di sicurezza. Vi ricordo che, lo dico spesso in tutti i video quando parlo di questa operazione, le ali non contengono terminazioni nervose, quindi non create nessun dolore alla regina quando gli scorciate un'ala. È come se vi tagliassero i capelli in sostanza. Quindi create una condizione di sicurezza, non perdete con questo modo, non perdete le api e allo stesso tempo lavorate tranquilli. Ecco. E ora vi saluto e ci vediamo al prossimo video.